Buongiorno a tutti, ci troviamo a Ospedaletto Lodigiano presso lo stabilimento di Nalca del gruppo Cremonini. L'occasione della visita all'impianto di oggi sarà visionare insieme a voi le linee di confezionamento, in particolare per il tema dell'applicazione alla fonte di etichette in radiofrequenza per la protezione di porzionati freschi e di confezioni sottovuoto che l'azienda alimentare commercializza presso importanti gruppi della distribuzione italiana. Ad accompagnarci nella visita ci sarà Luca Scandola, che è responsabile dello sviluppo commerciale e direttore della divisione porzionati dell'azienda alimentare, e Flavio Musci, che è sales manager Surf Tagging per il Sud Europa di Checkpoint System, l'azienda che ha fornito le soluzioni abilitanti per quello che andremo a vedere. Questo è uno dei 6 stabilimenti di proprietà di Inalca. Inalca è azienda del gruppo Cremonini, che ha sviluppato nel 2010 oltre 3 miliardi di euro di fatturato con 12.300 dipendenti. Inalca ha fatturato nel 2010 1,2 miliardi. Questo stabilimento è sito all'interno della pianura padana, dove c'è oltre il 70% dei capi bovini nazionali. È sviluppato su una superficie di 400.000 metri quadri, di cui 60.000 coperte, con una capacità di macellazione di 150 capi ora. Oggi andremo a vedere l'applicazione della tecnologia RF alle linee di produzione del porzionato e del sottovuoto. Per quanto riguarda le linee di porzionato, ne possediamo 8, di cui 5 tecnologia LID, 2 BDF e 1 sottovuoto, e 3 linee di sottovuoto. Se ci troviamo sul fine linea produttivo, nella fase di etichettatura, vediamo come le vaschette passano sotto una prima stazione di etichettatura con etichette Food Safe Checkpoint. Il prodotto poi viene pesato e passa sotto l'ultima stazione di etichettatura con l'etichetta peso prezzo. La natura di tutti i prodotti alimentari richiede standard specifici per tutti i prodotti che rientrano nella fase di lavorazione. Le etichette Checkpoint sono le uniche etichette sul mercato con certificazione ISEGA, per il contatto diretto e indiretto con gli alimenti. Le etichette Checkpoint hanno anche una certificazione TUV, garanzia per il consumatore nel momento in cui il prodotto entrasse in un forno a microonde. L'etichetta Checkpoint è stata studiata per resistere all'umidità, come ad esempio l'etichetta 2010 PoliPoli con 2 strati di polipropilene che fisicamente sigillano il circuito, impedendo all'umidità di entrare in contatto col circuito e quindi disattivare l'etichetta. Il processo di applicazione dell'etichetta RF sulle nostre linee di produzione è stato studiato in modo da mantenere inalterata la produttività e avere un minimo di impatto. Questa soluzione, studiata con Checkpoint, ha dato dei grossi effetti sui nostri principali clienti. Un'altra soluzione Checkpoint utilizzata per proteggere alla fonte i prodotti è la soluzione Spotting. Spotting è l'acronimo di Security Protection on Tag, quindi sicurezza direttamente sull'etichetta. Checkpoint, tramite delle apposite macchine, integra il circuito radiofrequenza direttamente sotto ogni singola etichetta del produttore. Questa soluzione dà un'enorme flessibilità alla linea, in quanto il produttore, per proteggere la fonte, non deve assolutamente intervenire nella linea produttiva, nel processo produttivo. Questa soluzione è possibile grazie all'etichetta 2010 Food Safe Pet Pet, che è l'etichetta più flessibile e più sottile presente sul mercato. La partnership tra Checkpoint e Inalca è nata 2 anni fa sulla base di un progetto sviluppato con uno dei principali retailer europei, Penny Market. Da lì abbiamo sviluppato una tecnologia per l'applicazione dell'RF sulle linee di produzione per avere il minimo impatto e non avere nessuna variazione di produttività. Questa tecnologia ci ha permesso di entrare all'interno delle principali catene della distribuzione con questa soluzione, applicabile sia alla linea di porzionati ed elaborati sia alla linea del sottovuoto. Oggi i nostri clienti più sensibili sono sicuramente i canali discount e le grandi superfici. Una caratteristica di questa soluzione è appunto la sua flessibilità. Questo ci permette praticamente di poter proteggere o l'intera produzione, quindi tutti i prodotti scelti da un cliente, o solamente una parte, quindi garantendo la massima soddisfazione. I benefici della protezione alla fonte consentono alla distribuzione di concentrarsi solo esclusivamente sull'attività di vendita.
Dall'ultimo barometro dei furti nel retail è emerso come il comparto alimentare abbia registrato un'elevata percentuale di differenza inventariale. Tra i prodotti più rubati nel comparto alimentare troviamo sicuramente i formaggi, i salumi affettati e appunto la carne fresca. Quest'ultima ha registrato una percentuale di differenza inventariale a livello europeo del 2,21%. Dalla nostra esperienza notiamo come retailer che beneficiano di programmi di protezione alla fonte abbiano ridotto le proprie differenze inventariali anche oltre il 30%. Questa è un'opportunità sicuramente molto interessante per i retailer ma anche per l'industria. Effettivamente la protezione alla fonte ci ha permesso di fidelizzare maggiormente i nostri clienti.